Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con una video review molto speciale perché vi recensiremo un accessorio davvero molto molto bello prodotto da Elgato, tramite la quale potrete vedere sul vostro computer Mac o PC la televisione digitale senza bisogno di nessuna connessione internet, grazie a l'ITV DDT Deluxe di Elgato, che è sostanzialmente questa antennetta che vedete sulla confezione, tramite la quale appunto potrete vedere i programmi TV digitali presenti nella zona dove abitate, vederli in maniera molto ben organizzata con un'interfaccia grafica davvero intelligente e anche registrarli, salvarli sul vostro hard disk e fare molte altre operazioni che andremo a coprire in un secondo video dove vi mostreremo l'installazione e le possibilità di utilizzo di questo accessorio. Dunque, come vi dicevo, vedete Elgato ATV DTT Deluxe è compatibile sia con Windows sia con Mac, quindi non c'è bisogno di comprare due confezioni separate, quindi se sceglierete di acquistare questo accessorio non dovrete fare nessuna distinzione perché il prodotto funziona benissimo su entrambi i sistemi operativi e su entrambe le macchine. La confezione è davvero molto semplice, molto elegante. Con dietro le indicazioni, vedete, idealmente andrà posizionata così, un'antennina davvero molto discreta e ci permetterà di fare davvero molte molte cose. Qua viene definito come l'accessorio ideale per il Mac o il PC, è un sintonizzatore USB ultra compatto per la televisione digitale, incredibilmente piccolo, grazie al quale potete convertire il vostro Mac in un DVR davvero senza paragoni. Andiamo quindi a vedere che cosa include la confezione di ITV DTT Deluxe di Elgato. Semplicemente si apre facendo scorrere la confezione così e guardate, è davvero molto carina anche l'interno con l'antennina che ora andremo a vedere. Ok, abbassiamo un attimino la telecamera, almeno anche voi potete vedere molto meglio le operazioni che sto facendo. Perfetto. Dunque, troviamo il fogliettino con la chiave d'attivazione che naturalmente io non vi mostro per il software di Elgato. Alcuna pubblicità, il disco di installazione appunto del software necessario, la pennina USB davvero minuscola e la televisione è tutta qui, nel senso la possibilità di collegamento di ITV alla rete digitale delle trasmissioni televisive è tutta in questa piccola pennina con il login ITV. Andiamo a vedere poi che cosa c'è nel resto della confezione. Dunque, questa è una sorta di prolunga USB se volete allungare la portata della vostra antenna, magari mettendola più vicino a una zona in cui si riceve meglio il segnale televisivo. Questo, guardate che bello, è il telecomando. Il telecomando tramite il quale potrete controllare direttamente da qui ciò che avviene sul vostro Mac, con le batterie anche incluse, e vi sono praticamente tutte le funzioni principali, compreso anche il teletext, presenti sul vostro telecomando della TV di casa, sostanzialmente non è nulla di nuovo, ma davvero molto comodo per non dover andare sempre al computer a cambiare i programmi. Poi c'è un po' questo piccolo supporto, se volete insomma fissare con una ventosa la vostra antennina, e appunto l'antennina in sé che andiamo ora a vedere. Ok, eccola qui. Questa è l'antennina tramite la quale riuscirete a ricevere il segnale televisivo con Elgato ITV. Orientabile grazie a questo piccolo meccanismo dedicato. E il filo, il cavo collegato all'antenna andrà poi collegato alla pennina che vi dicevo prima. Così, e questa potrà essere collegata direttamente al vostro computer.
È inoltre presente un'altra antenna più piccola, se ne avete la necessità, che presumo, non ho ancora provato, vediamo un po', presumo andrà inserita anche questa all'interno, esatto, all'interno della presina USB, proprio come si mostrava sulla confezione. Questa è la versione mini, diciamo, forse più pensata per un computer portatile, mentre l'altra potrebbe essere più adatta ad un desktop, anche se comunque... davvero molto molto piccola, anche se non riesco a farla stare in piedi. Ecco qua. Ok, ecco qui, questa è la vostra antennina che può essere allungata. Vedete? E tramite questa potrete accedere, come vedremo in un video che vi mostreremo molto presto, a vari programmi televisivi digitali presenti nella vostra zona. Bene ragazzi, io con questo per ora vi saluto e vi invito a continuare a seguirci per altri dettagli e altri, diciamo così, video dedicati a questo accessorio, davvero molto carino e speriamo molto performante. Io con questo vi saluto e vi ringrazio per il vostro sostegno. Ciao e a presto!